che opera all'interno di un ristorante famoso in una struttura altrettanto famosa, i Due Cammini di Borgo Ignazia. E noi siamo onorati di averlo qui. Poi lui ci racconterà, ma lui quando ha saputo chi eravamo, dove eravamo, ha subito detto sì, ma poi ve lo spiega lui. E io vorrei questa cosa, l'ho voluta fortissimamente. Quest'anno abbiamo iniziato un percorso di alta formazione, perché non perché i vostri professori non siano bravi, perché questo lo voglio chiarire, ma perché bisogna aprire la mente anche ad un'altra tipologia di insegnamento. Quella di conoscenza dell'altro è completamente diversa da quella che state seguendo. Sicuramente è un'altra cosa. Quindi ben vengano, vedo alcuni alunni con fogli, penne, eccetera. Quello che imparerete, di quello che imparerete dovrete farne tesoro. Perché sarà la base per poter andare avanti, per fare altre cose, per aprire la vostra mente, la vostra fantasia, la vostra creatività. E soprattutto, se fate, lo stavo dicendo prima, ma non c'eravate tutti, se fate, avete fatto questa scelta di un alberghiero, dovete andare avanti, perché voi l'avete fatto sicuramente perché amate questo lavoro, l'avete scelto perché vi piace stare in cucina, vi piaceva quando eravate piccoli. Chi arriva all'alberghiero non arriva per caso, salvo casi rarissimi. E non abbandonate. Io vedo tante volte generazioni di nostri alunni bravissimi che dopo il diploma vanno anche a fare dei percorsi all'estero, vanno in ristoranti importantissimi in tutto il mondo e poi tornano. E sapete perché tornano? Non per continuare a fare gli chef, per fare gli impiegati, per fare i meccanici, per fare altre cose. Questa è una cosa mortificante. Se avete una passione dovete portarla avanti. Se vi piace questo lavoro e io e noi vi stiamo dando la possibilità di farlo in un certo modo, di imparare in un certo modo, dovete perseguire i vostri desideri, non farvi condizionare da chi che sia che vi dice ma stai a casa, ma chi te lo fa fare, lavorare fino a luna di notte e cose di questo tipo. Seguite le vostre passioni, è questo che vi dico. Poi fate quello che credete. Ma quello che avete nel cuore non cambiatelo, perché se no non sarete mai realizzati nella vita. Vi dico un'ultima cosa, noi qui abbiamo un corso serale. Al serale frequentano persone che o hanno altri diplomi o vogliono seguire qualcosa, vogliono fare altro. Lo sapete che negli ultimi anni il serale è frequentato da professionisti, avvocati, ingegneri, medici, e sapete perché? Perché avevano la passione della cucina, i genitori gli hanno fatto frequentare il liceo, l'università e fare altro, ma loro poi alla fine sono tornati alla loro prima passione. Si diplomano, acquisiscono comunque determinate competenze e aprono dei ristoranti e fanno altro nella vita e sono dei professionisti. Questo per dirvi cosa? Che la passione prima o poi comunque rimane e magari esce prorompente. È un peccato che diventi prorompente a 40 anni. Coltivatela da ora. Adesso passo la parola allo chef. Buongiorno. Grazie chef per averci onorato di questa presenza. Grazie a voi. Buongiorno, allora come diceva la Presidente sono Domingo Schindler, nato a San Paolo, per questo ho accettato subito, sono un ragazzo come voi, un po' più anziano, però nato e cresciuto in questo quartiere con tutte le sue difficoltà. Però non mi sono mai cullato di questa situazione qui, dicendo vabbè, ho avuto la sfortuna di vivere, non c'era nemmeno la scuola alberghiera a San Paolo, quindi andavo a Bari, non sono cresciuto con quella mentalità lì, ma con la mentalità che era tutto stretto quello che vivevo, avevo bisogno di stimoli. Sicuramente a scuola ho fatto il mio percorso, però si vedeva che la cucina era quello che amavo di più. E allora ho cominciato il mio percorso all'estero, cominciando a lavorare sia dall'età di 18-19 anni, ma come dicevo prima, non pensando ad andare a cercare un lavoro dove mi poteva compensare in una maniera un po' più economica, ma
cercando sempre di trovare qualcosa che mi stimolasse. Iniziato nel mio percorso con le sale di ricevimento, ma non era quello che volevo, era qualcosa di più, volevo capire cosa succedeva veramente in cucina, perché si trasformavano in cibi. Dunque ho frequentato ristoranti di un certo livello, i primi ristoranti stellati a Londra, e poi Berlino, Bangkok, e poi sono ritornato in Italia. Però ho sempre frequentato ristoranti stellati, dove guadagnavo pochissimo, però era quello che mi arricchiva di più. A 26 anni ero già chef di un ristorante ad Alessandria, e nel 2015 ho preso la prima stella Michelin ad Alessandria, dunque non piemontese, però era la mia stessa cosa. Mi portava a raggiungere gli obiettivi. La stella è un po' il percorso di uno chef che spero che ognuno di voi possa vivere in futuro. È come ricevere un Oscar per un attore, cioè aver compiuto quell'anno, espresso una delle migliori cucine riconosciute a livello internazionale. Dunque è uno dei premi che ogni chef, qualcuno può dire in realtà no, a me non mi interessa, io lavoro per il cliente, però si dice che quando lavoro per un livello poi ci piace, ma non ci credete, non è vero, è un obiettivo personale. È normale che è inutile avere uno ristorante stellato e vuoto, nessuno riusciva a mantenerlo, però in realtà tutti i ristoranti lavorano, hanno delle spese eccessive, però tutti lavorano. L'obiettivo qual è? Quello di, sicuramente voi in questo percorso che faremo insieme di un mese potete vedere una cucina che è la mia cucina, che è quella che prima di tutto valorizza il territorio e dunque non esce mai fuori dai confini di un territorio, perché sono pugliese e volevo utilizzare solo e esclusivamente prodotti pugliesi, ma allo stesso tempo una visione a 360 gradi. Quello che deve servire è stimolare la vostra fantasia, stimolare le vostre papille gustative, capire che ci sono altri confini, vedere un ingrediente in un altro modo. È sempre una cima di rapa, ma non è detto che possiamo farci solo le orecchiette, cioè rimanere nel territorio ma avere una visione contemporanea. Sicuramente per raggiungere degli obiettivi ci vogliono dei sacrifici, è normale. E dunque, alle 9 inizia il corso, alle 9 bisogna essere in cucina, non alle 9:30, altrimenti riusciremo a fare due ricette, ragazzi, non tre. E questo per voi. Ma questo perché? Perché nessuno vi può dire poi domani, quando incominciate il vostro percorso lavorativo, ma sono in ritardo, eccetera. Per me, io eseguo il rispetto, prima di tutto. Nessuno, nelle mie cucine, ne gestisco 6 dentro all'interno del borgo, nessuno è giustificato un ritardo. Mai. Cioè, non potete perdere 20 minuti per cambiarmi, per mettere una giacca o un pantalone. Lo trovo veramente inaccettabile. E questa è la regola numero uno, cioè il rispetto. Volete darmi il massimo, dovete portare il rispetto anche nei microfoni. E questo lo esigo, perché sono le regole numero uno per rimanere in una cucina e per far sì che una squadra funzioni. Perché da soli non possiamo arrivare da nessuna parte. È la squadra, è il team. E se nel team c'è qualcosa che non funziona, va subito capito il problema qual è. Ok? Ci sono 3 cose che fanno muovere una cucina e un pensiero di cucina: il cuore, il cervello e la famiglia. Okay? Il team insieme mette cuore e cervello e insieme crea i piatti. Io da solo non faccio niente. Io da solo posso dare un input, posso dare uno stimolo al mio team, ma è poi insieme che si costruisce il piatto. Ok? Dunque, questa è la regola numero uno. Dopodiché io direi che possiamo partire, ci dividiamo in 3 squadre e volevo capire solamente se il rombo è arrivato, perché per adesso sono 2 ricette. Sì, c'era il rombo. Non lo sono, ma io non sono duro, non sono uno militare in cucina, anzi, sono una persona veramente che do il cuore prima di tutto. Certo. Però è normale che poi bisogna tenere delle regole, se no non funziona. Allora, dividiamoci, 7 persone, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, via, e prendete, cominciate a prendere questi ingredienti e li mettete in quella lì. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, prendete questi ingredienti.
da quella parte, da quella parte, da quella parte. E voi invece vi mettete di qui. E avete lo studio. Allora. Due sono arrivate. Allora, vi in questo ok, mettete taglieri, mettete coltelli, procuratevi bracchettine, maschettine. Allora, prendiamo, mettiamo taglieri, ragazzi, oh. Mettiamo taglieri, coltelli, bracchettine, dai, veloce. Allora, la lezione di oggi parlerà comunque di arte. Cercheremo di realizzare dei piatti. Allora abbiamo già ragazzi, scusate un attimo solo, scusate ragazzi, dovete prendere l'occorrente senza parlare, perché nel frattempo c'è qualcuno che parla e voi dovete ascoltare. Ok, allora con i ragazzi abbiamo fatto già sabato una lezione introduttiva. Non ho detto niente. Ragazzi. Ok. Quindi abbiamo già parlato con loro del fatto che il cibo nell'arte ha sempre avuto un posto importante, perché il cibo è un simbolo di tante cose. E quindi tutte le opere in cui è stato utilizzato non aveva mai solo una funzione decorativa, ma in qualche modo raccontava il senso di un'epoca, di un'esistenza, no? E poi con loro abbiamo parlato anche del colore, del modo in cui si associano i colori, abbiamo parlato di Marchesi, e quindi del rigore con cui lui ha rielaborato alcune esperienze artistiche. Quindi diciamo abbiamo fatto questa introduzione generale, poi magari nel corso della masterclass, se c'è bisogno di qualche puntualizzazione, io voi posso intervenire. Benissimo, ok. Allora, lei segue magari questo film? Allora, dobbiamo dividere. Adesso arrivo per tutte le squadre, dobbiamo dividere questo pezzo in quattro pezzi e da qui puoi fare a portafoglio e batterlo sotto vuoto e avere una lastra lunga così. Però cominciamo con questo lavoro qua, per tagliarlo quando lo battete poi li chiamate. Procurate quattro sacchetti sotto vuoto. Dunque, sì. Dunque prima lo tagliate in due e poi a portafoglio. Un altro team invece pulisce i limoni, li pela completamente, togliendo tutta la parte anche bianca, li mette sotto vuoto con del sale e li fa cuocere per una mezz'oretta a 65 gradi. Sotto vuoto con del sale? A 65 gradi. Ok? Va bene? Cominciate con queste due cose qui. Portafoglio e così. Perfetto. Mentre voi ci dirà. Allora, due persone fanno questo tipo di lavoro qua. Il coltellino ce l'abbiamo. Un piccolo. Allora, ho bisogno di una decina di cimette così. Li mettete in una vaschettina, grazie. E le lasciate crude. E fate una decina di cimette così. Dunque, foglie da una parte e cime dall'altra. Ok? Mentre prendete la cima più grande, ne fate una croce, ne fate su per giù un chilo e la mettete in un altro contenitore. Le dobbiamo bollire per 6 minuti, tirarle su dall'acqua, asciugarle bene con carta e passarle col setaccio. Ok, deve venire una purea. Ok? Mentre le foglie più grandi, anche questo circa un mezzo chilo, le foglie più grandi le puliamo così, ricaviamo solo la foglia, le svolentiamo per 8 minuti e poi le frulliamo, le asciughiamo, iniziamo questo tipo di lavoro e questo lo potete fare in tre. Altri invece incominciamo a fare una salsa, altre 5 persone che sono
prendiamo l'aglio, uno, due, tre, lo puliamo, lo sbollentiamo in acqua per 3 volte, cambiando l'acqua ogni volta. Chiaro? Una volta sbollentato per 3 volte, dunque, mettiamo acqua, facciamo bollire, mettiamo l'aglio, portiamo a bollore, buttiamo l'acqua, rimettiamo l'acqua fredda e ricominciamo. Per 3 volte questo procedimento. Una volta cotto l'aglio lo mettiamo da parte. C'erano delle acciughe sotto sale, insieme a questa vaschetta qua. Ah no, sarà novità, acciughe sotto sale. Buongiorno. Vedete un po' se ci sono acciughe sotto sale. Grazie. Prendiamo le acciughe, le mettiamo a bagno in acqua fredda per 2 minuti. Li laviamo bene, li spiniamo e le mettiamo da parte. Una parte abbiamo l'aglio sbollentato, una parte abbiamo l'aglio, gli erici, sotto sale. Questo ci serviva per fare la salsa e ve la faccio vedere. Un'altra persona invece prende lei, gli erici, toglie in testa, interiore, apre con un dito, toglie la spina, le mette su una placchetta e fa un sale bilanciato, 70 di sale e 30 di zucchero di canna. Non c'è uno con un po' di spina da capo, cioè la preside che prende gli appunti. Posso? 70 di sale e 30 di zucchero, lo tenete per 10 minuti a marinare, dopodiché li sciacquate per bene e li asciugate. Uno fa questo lavoro, altri due fanno questo lavoro qua, ok? Provo, magari lo scrivo io con voi, così vi faccio vedere. Nel frattempo una persona si pulisce tutto il prezzemolo foglia per foglia e lo mette in una bacinella. Un'altra invece e pulisce anche questo. Un'altra invece pulisce solo il cuore di lacciuga, ci serve. Okay. Gli spinaccini sono già puliti. E possiamo proseguire al rombo. Come va? Allora, prendiamo un contenitore un po' più grande dove possiamo portare il coltello alla spazzatura. Sì, grazie. Questo è il coltello che tu non c'hai. Interi con un filo di sale sotto l'uovo. Allora, prima lo apriamo in due per così. E poi lo apriamo porta fuori. Un sacchetto sotto vuoto. Ce l'abbiamo? Sì, già procurati. Okay. Le dobbiamo battere, parare un po'? No, non ci bisogna, le pareremo dopo. Ok. Un batticarne. Non con violenza, eh. Partiamo dal centro. Andiamo. Testa, lo fate in tre, lo mettiamo sotto vuoto, rimanendo dritto così. Lo spessore deve essere questo, guarda. Ok?
chi lo fa anche? Non fa, fatelo in tre, non fa solo un altro tagliere. Poi. Ne abbiamo un solo, sono di porta. Ma no, per la prima volta che mi allora, 65 gradi per mezz'ora. Allora, prendiamo un cuore di setolo, prendi due bastoncini. E invece poi, scusami un attimo, un secondo coltello, il cuore lo taglio in questo modo qua e lo metto in acqua in ghiaccio, sia questo che questo, ok? Grazie. Vedete qui? Il rombo è uno dei pesci più facili da sfruttare. Abbiamo questa forma qua, il rombo, abbiamo la spina piatta, dunque non ha molte spine. Partiamo dalla parte centrale, ok? Se partiamo dalla parte centrale, abbiamo un paio di forbici. Che forbici abbiamo? Andiamo intorno alla sua testa. Vabbè. Allora, qui sentiamo l'osso del pesce, ok? Lo sentiamo sotto il coltello, pieghiamo leggermente e andiamo, scivoliamo proprio sull'osso, vedete? Guarda. E otteniamo un filetto. Chi vuole provare? Com'è? Dai, forza. Allora, vai. Quello l'ho già fatto. Piega il coltello e inserisci lo qui. Così, guarda. Leggero. Devi sentire con la punta l'osso che è sotto il coltello, ok? E piano piano vai. Sentilo? Ok? Non devi mettere né la mano qui, né la mano qui. Puoi anche mettere la mano qui. Leggermente, sotto. Ok? Oppure se ti trovi non devo, vai così. Vai. Appoggio sotto. Sì. Piano piano. Parti da sopra. Andare troppo, non pensare, è solo quello. Senti l'osso sotto. Segui l'osso. Sta andando benissimo. Devi solo salire un po' su, se no non si sta. O lo appoggi il coltello su. Ma solo va. Non stai facendo un'operazione ancora aperta. Allora, adesso è più facile perché tu, guarda come l'hai fatto bene. Guardi, lo riesci a vedere il tuo osso, no? Adesso devi proseguire ad aprire. Così. Fai un buco, non so. Cioè. Eccomi, non la mano davanti, vai dietro, perché se ti sfugge il coltello, perfetto. Poi prosegui, poi lo tu. Così. Non fa uscire. Qualcuno vuole provare? Facciamo l'altra parte? Vai!
controlli? Quando? 70 e 30. Vai, 70 e 30, via.
Queste qua le pulite, mettile in un contenitore. L'aglio l'avete sbollettato? No, lo stavo... Ok, questo mettilo in un contenitore, per questa pentola ci serve. Lo so, io sono... Non ne hai? Anche un pezzo di stagnolo, va bene questa pentola qua. Nel frattempo fai ridurre questa palla del 50%. Ma tutto è troppo. Va a bere mezzo litro, la fai ridurre al 50%, ok? Vai. Basta. Il pesce che abbiamo sfilettato, di solito lo faccio con tutti i pesci, li lascio un po' in acqua e sale che si insaporiscono e riprendono un po' quel sapore di mare. Perché 40 grammi? Perché secondo dei test nelle nostre acque marine, quelle dell'Adriatico, per ogni litro di acqua c'è una presenza dai 38 ai 42 grammi di sale. Ok? Dunque ricreiamo un'acqua di mare. Un litro di acqua, 40 di sale, lascio il fredda, eh? Vai. Bravo, ci siamo qua? Poi facciamo, sì, però facciamo 3x3, 7x14x21. Perfetto, 30, 60, 90 di zucchero di casa, vai. Sì, poi mischiamo. Questo si chiama sale bilanciato. 70 serve per marinare tutti i pesci o anche i carni. Dove? Anche i carni. Prendiamo un'altra placca per favore. La basta pochetta. La sfogliamo. La facciamo così. Dentro lì. Non tutta la foglia. Mi sembra di togliere le foglie. Ma il mix è quello che Un lato della campana, giusto? Un lato della campana. Questo punto, prendi questo guardo. Ok. Allora. Questo metti qua, prendi l'altro, tieni. E sempre le foglie. Ci mettiamo magari anche altro. Così. Va bene. Allora, fai. Vai. Così? Basta, questo, prendi sempre le pennelline. La parte più bella è più bella. Perché? Questa è la nostra parte. Ok. Se faccio tarocco, se faccio tarocco, poi una placca. Maestro. Qua ci dobbiamo mettere l'aglio, l'olio e dobbiamo far cuocere. Dopodiché ci aggiungiamo la palla di cotta e poi prendiamo tutto. No, questo mi serve un secondo. Dopodiché li spezziamo bene. Li tagliamo prima il coltello così nella lama non vanno in condensi e poi li frulliamo, facciamo la crema, va bene? Questi qua invece crudi, così servono più, ok? Quelli buoni, una volta cotti, vanno setacciati, ok? Si recupera la polpa, si mette in un bicchiere e montiamo la maionese, ok? Ci proviamo senza uova, vediamo. Che dovrebbe cuocere un'oretta quello lì, però forse ce la facciamo. Ce la facciamo? Allora, sì. Mentre...
Quanto è passato? Vediamola indietro così allora ci siamo facendo il prossimo l'avete visto tutti ci ho messo dei fletti di acciuga aspettiamo un po' di panna e lo metto il panna sai cosa che tu puoi dire fanno una cosa più larga che si fa fredda a frigo però queste qua invece ok, le lasci così ma lo spicchio d'aglio lo metti qua dentro bene l'aceto di vino bianco vai bisogno del ghiaccio, ce l'abbiamo un po' di ghiaccio? Vai, togli. Ok, gli devi asciugare. Vai, dai. Mi sta procurando il ghiaccio, serve del ghiaccio. Allora, andiamo a frullare la salsa. Un po' di acqua, acqua normale. Questo non ci serve più, non ci avanza. Perché questo ho provato.
Yes. Allora, farina ci serve? Sì, è andata a prenderla. Ok. Infatti, abbiamo visto che non c'era perché ha bisogno della farina. Adesso bisogna imparare, come una cotoletta. Farina, uovo e poi grattato. Che li mettiamo qua. Mettetevi in tre così che ognuno non si sporca. Prima li passa nella farina, poi nell'uovo e poi nel pangrattato. Va bene? E li mettete qua. Il burro sta in frigo, vero? La salsa la sta filtrando. Allora, la farina. Ok. Vai. C'erano un po' di più, ma ancora sono. Sono 25, non ce la fai 5. Sono 25. Dunque, tardi? No, il tempo. Non ce la farai in 5 minuti, perché non sta bollendo. Quindi facciamo 10. Adesso lo vediamo. Le alici le avete marinate? Che perfetto. L'aglio è finito? Vai, togli via, basta. Tre volte l'aglio? Sì, tre volte. Allora, il pentolino con le alici che avevo messo. Sì, sta fatto. Guardate, l'olio pure, Bruno sa che arriva, vedi? Basta. Aglio e alici sotto sale, facciamo la salsa all'aglio, mettiamo l'olio, partiamo tutto a freddo in modo che le alici sotto sale si sciolgono lentamente e non si bruciano. Dunque qua facciamo questo gnocco di ciliegie. La bellezza di questo gnocco è che è in purezza, cioè non c'è patata, non c'è uovo, non c'è farina, vi farò vedere, conosciamo. Usiamo tutti gli ingredienti delle orecchiette ciliegie. Cosa c'è nelle orecchiette ciliegie? Ciliegie, aglio, alici e olio. Peperoncino, bravissimo. Facciamo una salsa all'aglio e acciughe, facciamo le alici marinate e lo gnocco in purezza, ok? Dunque facciamo andare piano piano il nostro aglio smollettato tre volte, perché così perde un po' di questo sapore di forte dell'aglio, no? C'è un filo di olio. C'è un bel po' di olio. Sciolgo bene le acciughe, ci andrò ad aggiungere della panna ridotta per fare una salsa all'aglio e acciuga un po' più delicata. Ok, vado. Ok, facciamo cuocere la bassa, facciamo cuocere 10 minuti e poi frulliamo. Lo frulliamo e lo leghiamo. Ci siamo qua? Okay. Una volta asciugate, li mettiamo in un altro contenitore. Cioè più tempo stanno, tu mi togli 10 minuti fa, sono passati 15 minuti, adesso passo 25 mo. Veloce. Li mettiamo in una pacchettina e li mettiamo nel bagno. Ok? E sono pronte queste. E ce le mettiamo sul passo. E quello. Dai, queste qua, le scogliamo, anche qua un po' di sangue. Queste le lasci qua, ok? Com'è? Buono. Ok.
Sì, al massimo, vero? Sì, sì. Ok, una bacchettina con della carta. Salsa verde. Facciamo la campagna. Mi lasci un po' di acqua? Sì, certo. Settacciarlo. Ma non stare così, sei scomodo. Aspetta la volta. Se lui si può curare la volta, non la volta. Guarda se non vuole più. Metti le 5 di là a fare foglio, arrivo. L'olio freddo ce l'abbiamo? Okay. Facciamo cuocere la
perché ci serve per conoscere. Però io le chiamo uno, adesso aspettate voi. Abbiamo un po' di sale in bocca che si sente, però mi ascalda. Mi fai dare la un po' di quella maionese che avete anche voi? Nel frigo. Diciamo che si snegata tutta. Allora, olio. Allora, in realtà questo piatto era di venerdì e di giovedì, non di oggi, perché giovedì facciamo tutti i piatti monocolore, ok? E infatti questo era un piatto tutto verde. Oggi invece l'idea era quella di fare dei piatti creando delle tele. Dunque questo è un piatto che andava giovedì e vedremo gli altri due che saranno monocolore. Uno tutto rosso e l'altro tutto bianco. Dunque c'era uno tutto bianco, uno tutto rosso e uno tutto verde. Invece poi giovedì faremo quello che dovevamo fare oggi, il diaframma, e vi farò vedere. Però era un monocolore. Dunque questo è uno. Passiamo al pollo, 75 per 5 minuti forno a vapore e andiamo. Appoggia quello coso, non c'è più. Volevo sapere la maionese che stava facendo. Forte. Due pezzi più la maionese, 4 punti. Oh, yeah. La maionese? Un bicchiere. Eccola. Mi ha detto di mettere nel frigorifero, mi ha detto. 5,4 ci serve. Allora, cioè, questo è un campo.
allora, sto aggiungendo il kudzu. Il kudzu è un addensante naturale ricavato da una pianta giapponese in sapore al 100% vegetale. Mettiamo sempre. Okay. Rimettiamo nella nostra purè e portiamo sul fuoco. Quanto di kudzu? 5,6. Andrebbe. Andrebbe sciolto perfettamente prima con un po' di acqua, fredda. Ah, ok. Poi acceso. Andiamo a mettere un cucchiaio o un pennello e andiamo a mettere un po' di burro nocciola per insaporirlo e dargli la parte affumicata, un po' di sale baldo che ce l'abbiamo da quella parte lì, e qui abbiamo praticamente la nostra tavolozza. Prendiamo, grazie. Dunque, su questa parte qui, io lo immagino come se fosse un quadro, no? Ci vado a mettere i miei colori, dunque lampone, congelato, perché si sbriciola meglio, vedete? Poi, una maionese che purtroppo questa si è slegata, ma gli diamo un po' di sapore di limone. Delle foglie di sedano e anche del sedano. Per i ragazzi che hanno seguito la lezione sabato che ho fatto, vi ricordate, vi ho mostrato il quadro di pollo? Sì. E quindi più o meno. Ok, questa è, io l'ho immaginato come se fosse la mia tela dove ho costruito i miei colori. A voi un piattere di altri. Molto semplice. Ed è un petto di pollo. Prego. Chiediamo burro nocciola perché assume questo colore qui della nocciola. Ah, ok. Però è un burro poco, basta, diciamo. I piatti sono. È una buona sensazione affumicata. Hai visto tre passaggi, semplicissimo. Ed è un impiatto, ed è anche un gusto, no? Dunque abbiamo pollo, lampone e sedano, freschezza, acidità. Avete un coltello. No, morbido. Va bene questo.
un po', ma dubito. Solamente una densante, però questo significa che in bocca si scioglieranno perché non andiamo a mangiare. C'è solo uno. Qui abbiamo una versione delle nostre cinghiarappe conosciute come sempre come orecchiette con le cinghiarappe. Abbiamo usato tutti gli ingredienti, cioè aglio, peperoncino e cime di rape, ma ne abbiamo fatto un'altra versione. Dunque abbiamo una crema di cime di rape, una crema all'aglio, delle alici marinate, poi abbiamo delle cime crude, una parte vegetale con delle foglioline, e adesso andiamo a mettere i nostri gnocchi che sono in cottura. Quanto manca? 2 minuti. Dunque avete visto, sotto ho creato tutte le salse, tutti i componenti che ci sono in realtà nelle orecchiette con le cime di rape. Adesso andiamo a mettere questo gnocco in purezza, dove abbiamo fatto solamente cime di rape cotte e legate con il kuzu, che il kuzu è un addensante vegetale al 100% di origine giapponese, che a differenza degli altri addensanti, cioè possiamo usare anche l'amido e dunque se ne usa in una quantità superiore. Dunque su ogni 100 grammi di cime di rape abbiamo usato 1,8 di kuzu. Se invece dobbiamo usare l'amido di mais dobbiamo usarne 3 grammi per ogni 100 grammi. Però usando l'amido di mais, abbiamo, facendo dei test poi in cucina, avevamo questa sensazione viscida dello gnocco, e a me non piaceva questa cosa gommosa, no? Volevo qualcosa di più essenziale, e dunque questo gnocco qui crea una protezione intorno allo gnocco, ma dentro è cremoso.
Dunque si scioglie in bocca. Ciao. Ok, quello di olio che ci serve. Gli arici li abbiamo marinati prima con un sale bilanciato, 70 di sale e 30 di zucchero, e poi li abbiamo messi con l'olio. Per quanto tempo? 5 minuti, dipende dalla grandezza degli alici, dai 3 ai 5 minuti, super giù. E dopodiché abbiamo messo con un filo di olio. Se gli alici sono più grandi ci vorranno 10 minuti, qualcosa di più. Le abbiamo sciacquate e messe poi con un filo di olio. Invece quelle là sono le foglie di cime di rapa cotte, frullate con la sua acqua e un po' di olio. E invece la salsa all'aglio l'abbiamo fatta con l'aglio smollettato per tre volte, cambiando l'acqua ogni volta, vieni qua pure, cambiando l'acqua ogni volta, togli la pellicola. Mettiamo un filo di olio. Ops. E abbiamo, vedete, molto delicato, no? Mettiamo il piatto ancora con un filo. Qualche cimetta. Ok. Vai, andate avanti con gli altri. Vuoi incartare? Alla fantasia e al latte, allo chef Schiva. Grazie a voi, grazie.